Oggi vi faccio vedere come preparare o bento il cestino di pranzo per portare al lavoro, alla scuola e per fare il picnic. Gli ingredienti per fare o bento di oggi sono sake, salsa di soia, mirin, maionese, sesamo nero, riso bianco, uovo, coscia di pollo, broccoli, pomodorini, insalata romana e qua non si vede ma anche zucchero, sale, olio di semi. Tutte le verdure sono già state lavate e asciugate. Tagliamo una foglia di insalata romana, misura giusta per questo contenitore dell'obento. Abbiamo un piccolo broccolo che abbiamo bagnato e inumidito d'acqua, mettiamo nella pellicola da microonde e lo cuciniamo per 20 o 30 secondi con 700 watt. Prepariamo una piccola quantità di pellicola e tagliamo a metà con la forbice. Stendiamo nella ciotolina, mettiamo un po' di maionese, la chiudiamo bene con l'elastico. Accorciamo con la forbice parte ciuffo della pellicola. Tagliamo a metà un stuzzicadente, la inseriamo fra elastico. Rompiamo un uovo nella ciotola. Mettiamo mezzo cucchiaino di mirin, mezzo cucchiaino d'acqua e un pizzico di sale. Mescoliamo bene. Con i bastoncini tagliamo l'albume. Finora ho pubblicato 3 video ricette di tamagoyaki. Sarebbe una frittata. Lascerò loro link nella descrizione. Abbiamo una padellina per fare tamagoyaki. Potete fare anche con una padellina rotonda. Mettiamo sul fuoco piccolo e mettiamo mezzo cucchiaino di olio di semi e accendiamo il fuoco medio-basso. Quando la padella si è scaldata, mettiamo metà quantità del liquido dell'uovo. Muoviamo la padella, facciamo andare questo liquido tutta la superficie della padella. Allontaniamo la padella dal fuoco oppure abbassiamo il fuoco al minimo e rotoliamo utilizzando o con la spatola o con i bastoncini. La spostiamo allontano da noi, mettiamo un'altra metà quantità del liquido dell'uovo. Dopo che abbiamo fatto andare dappertutto questo liquido sulla superficie della padella, la rotoliamo, spegniamo il fuoco, la spostiamo sulla tagliere. Nella stessa padella, senza essere lavata, mettiamo 100 g di coscia di pollo, lasciando al basso parte pelle. Cuciniamo con il fuoco medio-basso. La pressiamo con i bastoncini per cucinare meglio e facciamo uscire il grasso. Quando comincia a uscire il grasso, abbassiamo il fuoco al minimo e insistiamo. Quando la pelle ha avuto bella doratura, la giriamo. Alziamo il fuoco a medio-basso e continuiamo a cucinare spingendo ogni tanto con i bastoncini. Eliminiamo il grasso in eccesso con la carta assorbente piegata. Quando ha avuto la rosolatura anche questa parte, mettiamo questa salsa fatta con 10 g di salsa di soia, 10 g di mirin, 10 g di sake, 2 g di zucchero. Gli ingredienti e le dosi, come al solito, lascerò nella descrizione. Abbassiamo il fuoco al minimo. La giriamo per farla prendere la salsa e chiudiamo il coperchio. Cuciniamo fino all'interno della coscia del pollo. Ogni tanto apriamo il coperchio e la giriamo e facciamo prendere la salsa. Quando la salsa si è ristretta, apriamo il coperchio, la giriamo anche sopra e sotto, facciamo caramellare uniformemente. Ho già pubblicato la ricetta di pollo teriyaki, metterò il link. Per mangiare a casa mettendo sul piatto potrebbe essere meno densa, ma siccome mettiamo nell'obento facciamo stringere bene questa salsa, deve essere bella densa. Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare un po'. Controlliamo l'altezza dell'interno del contenitore per capire come tagliare la frittata. La tagliamo in quarto. Mettiamo pollo teriyaki sul tagliere lasciando parte pelle al basso. La tagliamo in 6 pezzi. Il riso bianco ho già cucinato precedentemente. Metterò il link che si chiama Come fare il riso bianco. Potete vedere che ho cucinato il riso abbondantemente perché anche la poca quantità del riso non viene bene. Ho cucinato 250 g di riso originario e diventato circa 550 g di riso cotto.
Per ovento metto circa 170 g di riso cotto. Il resto si può utilizzare per fare chahan, riso saltato, la sera dello stesso giorno o per giorno dopo. Ho già pubblicato video ricetta della chahan, metterò il link. Mettiamo un po' di sesamo nero sul riso bianco. Creiamo una discesa sul riso bianco pressando con i bastoncini. Appoggiamo pollo teriyaki sulla discesa del riso. Mettiamo un pezzettino di insalata romana sotto pollo teriyaki. Mettiamo la salsa teriyaki addensata sopra pollo e soprattutto parte del riso. Mettiamo tamagoyaki al posizione migliore, immaginando la composizione finale. Mettiamo insalata romana vicino tamagoyaki. In Giappone usavo anche questa cosa per dividere fra ingredienti. Mettiamo un broccolo, insalata e pomodorini. Alla fine mettiamo anche sacchettino di maionese. Questo bellissimo contenitore di legno per obento si chiama Magewappa. Uno dei tipici dell'obento è realizzato in modo artigianale. Mia cugina Nui-chan mi ha spedito dal Giappone con un altro uguale per mio marito italiano. Abbiamo apprezzato tantissimo questo regalo. Grazie Nui-chan! I bastoncini che vedete sulla sinistra sono più corti dei soliti bastoncini, sono per obento. Questo fazzoletto di cotone si chiama furoshiki. Utilizziamo per coprire il contenitore dell'obento. Ci sono diverse misure di furoshiki, ma questo che sto usando 50 cm quadrati. È possibile creare tagliando il tessuto facendo il orlo. Questo contenitore non tanto grande. Se volete furoshiki per contenitore più grande, potete fare 55 cm quadrati. Mettiamo il contenitore dell'obento al centro del furoshiki. Lo copriamo in questo modo che potete vedere e lo chiudiamo facendo il nodo. Il nostro obento è pronto. Quando mangiamo, naturalmente apriamo furoshiki e personalmente mi piace piegare in questo modo, così si vede fantasia e il colore del fazzoletto. Apriamo i coperchi. L'obento è un spazio limitato all'interno composti dai diversi cibi. Questo punto di vista possiamo considerare una cosa molto creativa. Davanti un bellissimo piatto, si dice mangiare anche con gli occhi. Questa cosa ha ancora più bisogno per l'obento, perché deve essere un momento gioioso della giornata. Aprendo l'obento, se sono composti bene e hanno bei colori, aiuta a essere ancora più appetitoso. E quindi ancora più buono come sapore. E possiamo proseguire il resto della giornata alla scuola, al lavoro e al picnic con buon umore. Gochisousama deshita. Sarebbe il ringraziamento dopo pasto. Mettiamo i coperchi e chiudiamo con i furoshiki per riportare a casa. Questo video di obento termina qui. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è nel questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!